Ciao ragazzi, primo giro del giorno, oggi sono a girare di nuovo a finale con l'enduro e con mio papà e altri e-bikers di nuovo, e vi porto questo sentiero qua fantastico che si chiama Basenato. È stato probabilmente il primo sentiero costruito qua in zona Basenato, che è, per chi non lo sapesse, una base militare americana. E da qualche anno, forse da un paio d'anni, l'hanno lisciato tutto, rifatto un po', ed è uno dei sentieri più belli qua in base sicuramente. Adesso è il primo giro, quindi me la prendo un po' più easy. Il sentiero è molto molto bello perché ha un terreno, diciamo che c'è tanta terra, ecco, rispetto ai soliti sentieri liguri o comunque di finale, ha tantissima terra, a parte proprio questa pietraia dove sono adesso, che però è abbastanza facile, abbastanza dritta, e dicevo, c'è tanta terra, quindi è molto flow, molto divertente, e negli ultimi anni hanno fatto qualche sfondina che rende il tutto più divertente. Adesso ho incontrato questo ragazzo che è di un altro gruppo. Ciao ciao! E niente, qua c'è un pezzo in piano, come avete visto la prima parte, ci sono tante curve belle perché hanno quasi tutto lo stesso raggio. E dopo questo pezzo in piano si entra nella seconda parte, che è molto veloce, a qualche salto. Qua c'è una linea alta, salto delle radici, e qua si va abbastanza forte fino a questa staccata e questa S qua. Sono un po' freddo qua, taglio questa curva e c'è un doppio di due radici. Pezzo tecnico, altre sponde molto belle. Taglio. Molto, tutto molto flow. E quindi a qualsiasi velocità tu vada, ti diverti comunque. Anticipo. E adesso vi faccio vedere una piccola secret line qua. Il sentiero andrebbe a destra, però qua c'è questo road gap. Non di una strada, ma di un sentiero. Non stop. Qualche curva un po' più in piano. E qua si arriva a metà del sentiero, o poco più, dove c'è la strada della collerina. Seconda parte qua di Basenato. Partiamo con questo drop qua, che si fa sentire con l'enduro. Anticipo, destra qua, piccola linea strana, un po' che fanno, penso. Questa parte è un po' più tortuosa come vedete e non mi fa impazzire. La prima era un po' più curata, aveva un po' più di flow, e questa invece è un po' più macchinosa, forse c'è bisogno di un po' più di sensibilità nella guida. Qua ho sbagliato l'anticipo della curva, piccola parte in salita, e andiamo nell'ultima parte abbastanza lunga di questo sentiero, dove c'è un pezzo in piano, un pezzo in salita e poi l'ultima parte di collegamento verso la strada asfaltata. In questa parte in piano c'è anche un doppio che adesso vi faccio vedere, che è un salto da una roccia, diciamo. Si pedala un po' qua, per questa roccia si salta il buco che c'è. Come dicevo, piccolo tratto in salita, ancora qua, e niente, oggi è una giornata fantastica. Il terreno è asciutto e un po' scivoloso. Quando è un po' più bagnatino forse
tiene un po' di più, però giornata, si preannuncia una giornata fantastica. Questo è il mio primo giro e dopo vediamo di fare altri sentieri. Intanto qui finisce, quasi finita la parte in piano salita, un po' noiosa devo dire, soprattutto con la bici di DH, anche se oggi sono con l'enduro, la mia Nukeproof Mega. Piccola parte in roccia, molto semplice, dritta. E ora mi fermo a aspettare il gruppo e poi si va per l'ultimissima parte. Qui qua, l'ultima parte del sentiero basenato, è molto molto più stretta rispetto alle parti precedenti e molto molto più lenta anche. Non c'è niente di che a parte questi due tornanti, questo è abbastanza brutto e niente. Magari se i video di questo tipo vi piacciono vi porto altri contenuti così, con altri sentieri sia di finale sia di altri posti dove giro di solito. E se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e alla prossima, ciao!